Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Nier Replicant, dove abbiamo letteralmente divorato la run B, dato che adesso, per l'appunto, abbiamo parlato con Popola, abbiamo informato di ciò che è successo, quindi sappiamo già che nella lettera, o comunque nella cassetta nella cassetta delle lettere, abbiamo l'invito per il matrimonio di facciata. Quindi, ultimo pezzo del puzzle e successivamente direzione Castello del Signore delle Ombre. Andiamo a prendere la lettera, dirigiamoci a facciata e a tra poco. Esatto, nuove scene che adesso si vedono anche per la corrispondenza dei lupi che sono tornati nel deserto di facciata e che parlano di territorio, di loro territorio. Guardate come hanno ridotto le nostre foreste addirittura. Esatto. Weiss ha ragione qua. I lupi solitamente stanno nelle foreste. Quindi chi ce li porta nel deserto? E ancora Qua nel frattempo accettiamo la quest. Sì. Che è praticamente la stessa side quest che mi mancava prima ed è l'ultima side quest che manca. Non è difficile mancare le side quest su Replicant, fortunatamente. Bisogna semplicemente fare occhio, bisogna avere occhio e informarsi con Popola quando è possibile. Quindi non è troppo difficile da questo punto di vista. Allora, saliamo dal re. Saltiamo tutti i dialoghi che qua già abbiamo visto. Esatto. Quindi qua saltiamo tutto. Conosciamo la sposa di nuovo. Ovviamente qua è tutta roba che abbiamo già visto, quindi non c'è motivo di indugiare. Le cose che però non abbiamo visto sono gli intermezzi che ci sono tra un dialogo e l'altro. Ecco qua. Per quale motivo ci danno la caccia? Cioè, capite che è tutto un fraintendimento continuo. E qua sappiamo benissimo che cosa succede. Questo è lo stesso identico dialogo che abbiamo già sentito. Non ci sono interazioni particolari. Qui abbiamo di nuovo l'interazione con Emil. E il suo, tra virgolette, coming out. Qui possiamo andare avanti. Abbiamo già visti questi dialoghi e sono praticamente identici. Qua fondamentalmente le uniche cose che ci interessano sono gli intermezzi. Tutti gli intermezzi qua sono interessantissimi. Ecco qua.
Cioè, in teoria i lupi vivevano pacificamente, anche se non è esattamente così, perché noi ogni volta che passiamo ci attaccano. Quindi è un po' diversa la situazione. Abbattete le foreste, avvelenate i fiumi e ora uccidete i nostri cuccioli. Non intendiamo tollerare oltre l'esistenza dell'umanità. Estirperete i vostri peccati col sangue.
Inco! Zeruga desu! Yose, kimochi wa wakaru ga, ima ottemo kairiuchi ni au dake da. Kaizemu iori! Afiagase! Nen! Zaritsu! Zaritsu! Zeruga zaritsu da! Zoruki areru! Zotei, orare kitago. Yuri Piruatoru Kaizamu Totodek Rakurutodek Zerugan Toi Karatsugu Kitete Kaizamu Tariekusa Kaizamu Ra Ottotokite Sodori Disudakai Qui ovviamente non c'è da scegliere, quindi bisogna continuare per quella che è la strada, ovviamente, del Cerbero. Quindi bisogna andare dal re e porre fine a tutto ciò. Ok. Kaizomu Akura. Questo non l'abbiamo già letto, quindi questo si può skippare. Anda, ie, fia, roteto yari kaki iso dekita, to kuite geru da. Ira, naru! Ira, to, kaizamu de! Kaizamu to, aita! Fia, aizamu de! Fia, jure, sekita to, to da! Zerga, de! Anda, zerga! Yaritsu Gashchi Kurito! Kaizan Zestal Pera! Rōtai Lisra Kanken Kakete Shitasuware Arumuki Eltochi Gisan Tekita Arum? Ukiwase Kuyurie Oste Kirutachi Ekuku Girisu Agai Kaizamu yori iki otsuji dekugo Yura Kaizamuchi zesto ji wakureta shi yori Kodata chi yori utai Loro hanno scelto di restare lì fino alla fine. Morte agli invasori. Hanno deciso di morire praticamente lì. Kuri, Zerugan Tachitoguda. Lì, itte. E qui, ragazzi, si svolgerà la lotta finale. Che ci farà vedere l'epilogo del capobranco.
神たちが王を狙っておるようだ。セゲルダ、カイザム。Quindi. カイザンリケオリ。Iniziamo ad eliminare. Yatsu no nerai wa kamen no ou da. Sì, diciamo che i lupi in realtà sono fastidiosi come moveset, perché loro praticamente cioè non fanno danni, però ti sballano praticamente tutta la combo. Non potrà mai esserci pace tra le nostre razze. Sagotsu Saiki! Dice i lupi più piccoli non c'entrano niente, perché tecnicamente loro sono animali che sembrano essere animali veri, no? Ed effettivamente è così. Mi sembrano molti di più. Ueda, kiyotsukero. Tra l'altro adesso subisce anche la magia. Manca poco. じゃあ。わしは長い期間の仕方がないからね。お前がいたらんだ。生きてて時々わしを思い出して、ありがとうな。
Già, anche i lupi avevano un loro legame con gli esseri umani. E già, e qui signori si chiude il cerchio della run B. Siamo pronti ormai per entrare nel castello del Signore delle Ombre e scoprire cosa effettivamente è successo e cosa sappiamo noi. Quindi adesso è ufficiale. Andiamo a vedere che cosa ci ha nascosto il Signore delle Ombre. E non solo. Abbiamo da leggere i documenti del progetto Gestalt. Quindi ci becchiamo con la prossima puntata, dove chiuderemo la run B e poi cominceremo finalmente con i finali C, D e per ultimo, ma non per importanza, il finale E. Quindi alla prossima.